Questa è una focaccia con la zucca nell'impasto e aromatizzata al rosmarino. Buonissima! E adesso vediamo insieme come prepararla. Iniziamo dalla pulizia della zucca. Togliamo la buccia. Questa in realtà è tenera, possiamo fare anche così. Togliamo anche i semi e poi tagliamo a pezzetti. Questa è una zucca del nostro orto, come vedete non è troppo gialla, cioè anzi troppo arancione, più giallina pallida, ma è buonissima. Adesso la travasiamo in una teglia coperta di carta forno e la inforniamo a 200 gradi statico il forno per 25 minuti, così si ammorbidisce senza risultare acquosa. Una volta cotta, la frulliamo. Poco lievito, lo sciogliamo nell'acqua tiepida. Poi uniamo anche un cucchiaino di zucchero, mescoliamo ancora e poi lasciamo riposare 10 minuti. E adesso cominciamo il nostro impasto. Farina e iniziamo a versare l'acqua con il lievito e lo zucchero. E lavoriamo col cucchiaio. Adesso uniamo anche l'olio e il sale. Uniamo la purea al nostro impasto e amalgamiamo. Vedrete che l'impasto diventerà molto più umido perché la zucca è una verdura ricca di acqua, anche se l'abbiamo messa un po' in forno. Adesso vi faccio vedere come deve essere la consistenza, non vi preoccupate se è molla. Ora copriamo e lasciamo lievitare 4 ore. Eccolo qui dopo 4 ore. Lo travasiamo in una teglia molto unta di olio extravergine d'oliva. Poi con le mani un po' unte lo facciamo scendere. Vedete com'è morbido? Bellissimo. E mettiamo in forno a lievitare un'altra ora con la luce accesa, così si forma un po' di calore e la lievitazione sarà perfetta. Ecco qui la nostra focaccia dopo un'ora di lievitazione. Ungiamo la superficie con olio extravergine di oliva. Disegniamo una specie di bordino. E facciamo anche un po' di buchi con le mani. Saliamo la superficie e poi insaporiamo con aghi di rosmarino. E adesso via in forno a 180 gradi statico per circa 25 minuti. Ed ecco qui la nostra focaccia con zucca e rosmarino pronta. In realtà l'ho lasciata 5-6 minuti in più in forno per far fare una bella crosticina. Ha una crosticina pazzesca, fuori e dentro è morbidissima, un po' tipo quella di patate. E adesso guardate che meraviglia. Fa anche rumore perché fuori è crosticina e poi dentro è morbidissima. Ancora fumante, ma volevo farvela vedere comunque. L'assaggio. Dovete provarla, è buonissima.